delle tante nasce perché parlavo con un altro fotografo, gli dicevo, gli stavo raccontando che volevo fare questo libro, che stavo scattando questi ritratti, e mi disse: come lo intitolerai? Ho detto: non lo so, quello che vorrei far passare è che non sei l'unica sfortunata sulla faccia della terra, ma che sei soltanto una delle tante, perché poi in realtà ce ne sono tantissime di donne infertili, ma non si dice. Quindi tu hai sempre la percezione di essere l'unica quando lo scopri. E quando gli dissi così, capì che era proprio quella il titolo, che era proprio sminuire un po' la problematica, non per prenderla sotto gamba, ma perché il discorso è che quando una donna ha la diagnosi di infertilità spesso non conosce altre donne infertili. Quindi tu non sai che volto ha. Io, ad esempio, immaginavo la donna infertile come una donna molto magra, una fumatrice accanita, arida, un po' anche la Mazzantini di un bellissimo libro che scrisse disse: le donne infertili me le immagino brutte. Magre e brutte. E poi ho detto: no, invece la donna infertile sono io, non sono magra, non sono una fumatrice, quante altre donne che non sospetteresti mai lo sono. Per questo mi è venuta voglia di dare tanti volti all'infertilità, perché volevo che una donna che avesse la diagnosi si ritrovasse in una storia, in un volto, in un sorriso, per cercare di normalizzarlo. Ora è un termine davvero abusato che mi dà anche fastidio utilizzare, però è una diagnosi come tante altre. Ci si può convivere, si può superare, si può combattere, insomma si può fare davvero tanto.